difensori. Ovviamente scherzo. Ho preparata sui quattro attaccanti che hanno sfigurato e non poco nel territorio. Vorrei passi... Hanno sfigurato, Matteo, o hanno figurato? Hanno figurato. Scusate un attimo, io ho la S ogni volta. La metti un po' a casaccio. Facciamo... Assolutamente sì. Con calma partiamo, se possiamo vedere dalla grafica, da Flavio Cristofari del CEDI al Lido dei Pini. E vorrei vedere che durante, ecco qui tutta la schermata, che durante le partite giocate, ovvero 25, ha realizzato 19 gol. Vorrei sottolineare che ha realizzato un hat-trick contro, nella partita contro l'Arce, e ben due doppiette, una contro le botte San Giovanni Campano e l'altra col Gaeta. Invece andiamo a vedere Diego Tornatore, eccolo qui, il bomber del Città di Ciampino, forse all'Uni Pomezia, non si sa. Nelle 29 gare che ha giocato ha realizzato 34 gol, 4 le triplette che ha realizzato contro l'Ariano, Nettuno, Itri e lo stesso Cedi al Lido dei Pini, e ben 3 doppiette contro Arce, Gaeta e Morolo. Scendendo c'è un caso particolare, ovvero quello di Eric Laghigna, specifico perché ha giocato una parte della stagione in eccellenza col Pomezia e una parte in promozione con l'Uni Pomezia. Se possiamo continuare con la grafica, vorrei dire che lui ha segnato ben 32 gol, 12 con la maglia del Pomezia Selva dei Pini, 20 con l'Uni Pomezia, per meglio dire, mi sono sbagliato perché sono le partite giocate, 23 sono i gol realizzati, 9 infatti col Pomezia e 14 con l'Uni Pomezia. Un hat-trick l'ha segnato col Football Club Garbatella, mentre ci sono 4 doppiette, 2 in eccellenza contro Rocca Secca, Terra di San Tommaso e Nettuno, 2 contro la promozione con Sporting Genzano e Racing Club. Per ultimo abbiamo Roberto Arena. Come lui ha detto, ha giocato tutte le partite tranne una per squalifica, se non mi sbaglio per un rosso diretto, puoi confermare Roberto, okay. E infatti ne ha giocate 29. E questo vuol dire che io come statistico sono in fondo bravo. Ci sono, lui ha segnato ben 20 reti, un hat-trick se non mi sbaglio contro lo Sporting Vellesi nella gara di ritorno, puoi confermare? Confermo. E puoi confermarmi che hai fatto 4 doppietti, una con l'Esercito Calcio Roma, giusto? Sì, sì. Uno con lo Sporting Vellesi nella gara di andata, sì. Un'altra col Marino, sì. E l'ultima con la Virtus Albano, puoi confermarmi? Confermo, applausi. Ok, Matteo Lupini nominato biografo ufficiale di Roberto Arena. E vabbè, diciamolo, dai, è stato bravo a fare questa cosa qui, oltre a farci tanto ridere con tutti i suoi siperietti. E allora, facciamo un po' un'analisi su questi attaccanti. Ovviamente Roberto Arena è qui, volevo chiedere intanto se conosce tutti e tre i colleghi, e poi quale gusto tuo preferisci fra Cristofari, Tornatore e Laghigna? Qual è quello complessivamente più forte? Ovviamente se conosci appieno tutti e tre. Non li conosco appieno, quindi non posso dare un giudizio. È chiaro che contano i numeri, quindi Tornatori ha fatto oltre 30 gol, quindi sicuramente c'ha la medaglia d'oro, insomma, diciamo. Anche se io ci ho giocato solo una volta contro, peraltro in amichevole, contro Flavio Cristofari. E penso che sarebbe stato un partner d'attacco perfetto, considerando le mie caratteristiche e le sue. Se ecco, sposano... infatti volevo proprio chiederti questo, un possibile partner d'attacco. Quindi tu pensi che potresti adattarti bene con Flavio? Sì, assolutamente. In quel caso, come sarebbero le dinamiche? Perché mi piace, insomma, fantasticare su queste cose tattiche. Ad esempio, non so, chi ruoterebbe attorno all'altro? Beh, comunque... sicuramente lui correrebbe per me, insomma. Questo è ovvio. Perché è più giovane. È più giovane, è più dinamico, le caratteristiche sono diverse, più di movimento, non è una prima punta. Quindi... Poi tra l'altro in quella grafica c'è anche Laghigna, che è un altro attaccante prolifico, segna tanto ma si muove anche tantissimo, spesso anche partendo da traccia esterna. Potrebbe essere anche un altro che avrebbe la possibilità di adattarsi appunto alle tue caratteristiche. Mm. E, tra l'altro diciamo anche un'altra cosa, Roberto. Spesso qualcuno nel passato ha raccontato che Roberto Arena faceva fatica a giocare con altri attaccanti. Non è vero, hai giocato con grandi attaccanti, uno in particolare mi viene in mente ed è Forti, certo. Un grande attaccante, anche un tuo grande amico. In quel periodo hai dato una dimostrazione, oltre che lui anche, di questa cosa, ovvero quando ci sono dei giocatori forti, di nome e di fatto, possono giocare insieme. Assolutamente sì, ti dirò che in corso di stagione fu messa in discussione la cosa che potevamo giocare insieme perché avevamo caratteristiche simili, ma in realtà non era così. Abbiamo
quando abbiamo giocato insieme abbiamo fatto sempre gol. Lui mi apriva i varchi, per me era molto più facile, quindi troppi ce ne vorrete forti vicino, insomma, quindi... Quando si parla la stessa lingua... Sì, sì, sono grandi attaccanti, grande personalità, quindi... Io poi gioco, ti dico la verità, mi adatto col 4-3-3, stile Benedetti, quindi fai l'unica punta con due punte esterne, come è successo quest'anno appunto quando è arrivato Benedetti, che c'era Navis da una parte e da quell'altra magari c'era una volta Palumbo, una volta c'era Salvia, insomma. E poi mi adatto pure se facciamo il 4-4-2, quindi con una punta appunto a fianco a me, tipo forti. Spesso ho giocato col 4-5-1, quindi mi sono fatto tutto il fronte d'attacco da solo. E lì sfido... E lì è difficile. Lì sì. Però insomma i risultati li abbiamo tirati fuori anche in quella situazione, che è chiaro che era una situazione d'emergenza, è ovvio. Quindi messaggio ai naviganti, chiunque volesse Roberto Arena... affiancasse. No, ma più che altro il messaggio ai vertici del Monte Giordano, insomma, facciamo una squadra importante, Vedremo. Perché quest'anno ci siamo salvati per due rigori praticamente. A proposito di squadre importanti, tornando anche un attimo alla scheda che abbiamo visto prima, Diego Tornatore è in odore di un Ipomezia, l'avevamo anticipato prima, un Ipomezia in cui ha giocato per la seconda parte della stagione Eric Laghigna, che a sua volta è stato allenato a Nettuno da Flavio Catanzani. Faccio questo nome perché ovviamente innanzitutto Flavio Catanzani ha fatto un'altra grande stagione, no Daniele, con sì. Lanzio, è riuscito a riguadagnare subito la Serie D attraverso gli spareggi, ma Flavio Catanzani si dice potrebbe rientrare nei piani dell'Unipomezia proprio in sostituzione di Mancini. Sì. Lo diciamo anche in precedenza, è una voce che circola anche attraverso alcuni altri organi di informazione. Naturalmente noi indagheremo e se ci sarà questa possibilità sarà lo stesso presidente ad annunciarla. Sarebbe una grande operazione, perché si metterebbero insieme un progetto societario di grande spolvero, di grande ascesa e con grandi energie e risorse, e un allenatore che ha dimostrato di essere capace, professionale e vincente. Tra l'altro l'ultima in ordine di tempo proprio questa impresa con Lanzio, riportandola dove merita, nonostante qualche anche voce d'inizio stagione un po' discordante. Una stagione che si è conclusa con il fiocco intorno a questo grande regalo del salto di categoria, e anche con i saluti appunto di Guida, che appunto saluta Lanzio, e si parla di un Rizzaro che avrebbe annunciato di ritirare la maglia numero 8 per appunto omaggiare questa figura importante della storia del Lanzio. Sicuramente sarebbe un gran bel gesto del presidente del Lanzio, Lanzio che potrebbe comunque continuare con Catanzani, quindi il mercato è fatto di tante possibilità. Saremo ovviamente sempre lì dietro alla notizia per provare a raccontarvi quest'altra grande estate di calcio dilettantistico. Per il momento ci salutiamo, io saluto Daniele Silvestri, che è ovviamente sempre con noi, il grande Roberto Arena per la sua disponibilità e simpatia, per la sua antipatia ringrazio Matteo Lupini, come sempre puntuale con le sue statistiche oltre che con le sue notizie inascoltabili, e vi ringrazio anche per averci ascoltato, e ci diamo appuntamento per la prossima puntata di PCS, sempre il prossimo lunedì dalle 21:30. Arrivederci. Grazie, grazie.